Buongiorno a tutti e benvenuti a questo primo incontro per il lessico per un tempo a venire. Oggi abbiamo qui con noi Riccardo Panattoni che insegna etica e psicoanalisi all'Università di Verona. Buongiorno Riccardo. Buongiorno. E così, come per questo primo incontro, volevo innanzitutto chiederti come ouverture del nostro dialogo, così due parole su questo progetto Lessico per un tempo a venire che insomma noi abbiamo cercato di legare al nuovo progetto Contemporanea che stiamo cercando di avviare. Sì, cioè. Diciamo che tutto nasce da questa proposta, questa intuizione, no? Di Giorgio Fasoldi di dare all'università incomodato queste opere di arte contemporanea e il fatto che l'università ha accolto positivamente di allestirle principalmente lì a Santa Marta, ma di poi di collocarle anche in altri edifici dell'università. Facendo poi questa, allestendo poi questa mostra contemporanea e contemporanei. E dunque è da questa esposizione, da questa presenza dell'arte contemporanea dentro l'università è nato poi l'idea di approfondire no? Questo tema, questa tematica, che è una tematica poi presente, diciamo così, come vocazione all'interno dell'Università di Verona. Cioè, diciamo, dovrebbe essere una vocazione presente nell'università in quanto tale, perché in fondo l'università è orientata sempre a, come dire, no, a uno scenario a venire, cioè sempre, come dire, proiettato un po' in avanti rispetto alle trasformazioni che sono in corso. Verona però è molto attenta a questo aspetto anche, diciamo così, nell'area culturale, cioè quindi nell'area umanistica, cioè siamo quindi no, molto. C'è una forte vocazione alla contemporaneità. E dunque è stato questo connubio, diciamo così, questa situazione di esporre queste opere all'interno dell'università con questo nome, con questo termine, appunto, con questo titolo di contemporanei e contemporanei. È stato anche, secondo me, molto interessante da ascoltare, da vedere, ovviamente, anche la tipologia di opere che sono state esposte, cioè quindi di opere che sono veramente ipercontemporanee, potremmo dire, cioè, e quindi di artisti che pur essendo molto conosciuti, pur essendo artisti, come dire, no, che hanno un loro ruolo all'interno del campo dell'arte, come dire, non rispondono a quella situazione espositiva di contemplazione, cioè di predisporsi, diciamo così, andare a vedere l'opera d'arte, no? Cioè di collocarsi dentro una situazione dove l'opera prende sopravvento rispetto allo sguardo, ma è una esposizione e sono una tipologia di arte che sta in contesto, diciamo così, cioè è dentro al contesto e dunque come dire, provoca, dovrebbe provocare, può far accadere che ci sia, come dire, un incontro con lo sguardo di chi attraversa gli spazi. Cioè, questo è molto importante perché in fondo l'arte dovrebbe in buona parte svolgere esattamente questa funzione, cioè uno sguardo che è proiettato, che si muove all'interno del suo orizzonte, di quello che sta facendo, conducendo il proprio corpo, diciamo così, alla sua funzione e incontra qualcosa che inaspettatamente lo devia da questo movimento, crea come dire, una sorta di momento sospensivo e questo, come dire, apre un'interrogazione, cioè apre quindi no, anche una visione differente dello spazio stesso, cioè nel senso che addirittura, secondo me, l'aspetto estremamente affascinante della mostra nel suo complesso dentro Santa Marta,
è che addirittura le opere sono inappariscenti in molte situazioni rispetto alla bellezza della struttura. Cioè, in fondo, Santa Marta, come dire, addirittura è imponente nella sua bellezza da contemplare quando si entra dentro il suo spazio, e dunque le opere fanno addirittura contrasto con questa bellezza, cioè aprono, come dire, ad una situazione di contrasto che apre uno spazio di interrogazione, dovrebbe aprire uno spazio di interrogazione, e questo è, come dire, ciò che è contemporaneo, cioè ciò che è la contemporaneità. E questo, ecco perché l'interrogazione è mettere appunto la parola contemporanea, cioè se sono contemporanei, contemporanei, c'è anche, come dire, qualcosa che ha a che fare invece con la contemporaneità. E credo che la contemporaneità non coincida perfettamente con il tempo presente, cioè non sono due sinonimi. Cioè contemporaneità e tempo presente non coincidono. Direi che, anzi, in un certo senso la contemporaneità, essere contemporanei, è il cercare uno spazio all'interno del proprio presente. Cioè, quindi come, no? Come poter stare, come poter permanere all'interno del proprio presente. Cioè, quindi c'è un contrasto appunto tra essere contemporanei e il tempo presente che siamo chiamati a vivere. Allora, in questo spazio c'è uno spazio, come dire, del visivo, c'è uno spazio dell'arte, c'è uno spazio del sapere, quindi no, c'è uno spazio, come dire, no, cioè della riflessione, della ricerca, e quindi di una interrogazione condivisa che fa dello spazio universitario lo spazio che dovrebbe essere. Rispetto a questo, che ulteriormente potremmo dire si è messo in gioco uno dei contrasti che sono contemporanei in modo forte, cioè il contrasto, ma che non vuol dire contrastarsi, cioè non vuol dire contrapporsi, vuol dire proprio nel senso contrastivo che porta, come dire, no, a nuovi paradigmi, a qualcosa che si trasforma e che cambia, è il contrasto appunto tra le immagini e le parole. Cioè, dunque, questa tensione che sempre di più caratterizzerà il tempo a venire e mette, come dire, in gioco anche il sapere poi universitario, che è un sapere incentrato principalmente sulle parole, sulla trasmissione attraverso le parole. Sempre di più si intreccerà questo connubio anche con le immagini, no? All'interno di questo contrasto, e dunque sempre di più emergerà la necessità di contribuire alla sfera pubblica che l'università no, ricopre, cioè il contributo che porta all'interno della sfera pubblica di dare visioni, cioè dovremmo, come dire, dovremmo essere impegnati. L'università dovrebbe essere impegnata attraverso il suo sapere sia a trasmettere le conoscenze, ma anche a fornire delle visioni, degli scenari, delle trasformazioni in corso. Da qui, secondo me, no, mi sembra che sia stato il passaggio un po' necessario, dovuto, cioè dentro questa nostra riflessione condivisa, pensare a questa modalità del lessico per un tempo a venire. Cioè come, no, coniugare, come tenere insieme questa presenza, no, visuale delle opere all'interno degli spazi universitari come una presenza non casuale, non temporanea, ma come qualcosa che dovrebbe permanere, caratterizzare questi stessi spazi, e le parole che comunque dobbiamo ancora continuare no, a cercare, a esprimere, no, a fornire, come stiamo facendo poi in fondo anche qui noi, cioè quindi parliamo di immagini, parliamo di, ci stiamo vedendo, siamo all'interno di una visione, ma al tempo stesso anche cerchiamo le parole, no, e anche questo è molto interessante, cerchiamo le parole dentro questo contrasto tra il parlare e il guardarsi, cioè che quindi anche questo è un registro, come dire, no, che esprime poi
in fondo un cambiamento, una trasformazione che è in corso e che non è semplicissima, cioè, vuol dire, no? Cioè siamo sempre stati abituati a essere spettatori, a guardare o essere attori, cioè a parlare. Credo che tutte queste categorie stiano in questo momento in modo molto accelerato cedendo il loro passo e quindi diciamo che la contemporaneità ci porta a vivere delle situazioni di simultaneità e impreviste a cui dobbiamo attrezzarci, rispetto alle quali dobbiamo attrezzarci, dobbiamo cercare di capirle, cogliere le loro potenzialità, le difficoltà che ci portano. E quindi, come dire, no, è di nuovo un compito che l'università deve affrontare. Immagino che i contributi anche dei colleghi e delle colleghe rispetto a questa, no, a questo lessico che vogliamo creare. Partiremo inizialmente con contributi dell'area umanistica, ma con la prospettiva poi di ampliarlo anche agli altri saperi presenti all'interno dell'università. Credo che non ci sarà, come dire, una indicazione unica, almeno da quello che ho già visto, dei lemmi scelti, per come posso immaginarli, non so esattamente come li declineranno, ma immagino che ci sia una doppia modalità di questo contrasto che abbiamo detto tra tempo presente e contemporaneità, cioè nel senso che qualcuno magari opterà maggiormente per una lettura del tempo presente e come quando il tempo presente condiziona la nostra contemporaneità. Immagino ad esempio, non lo so, cioè no, la scelta di Scandola di Angoscia, immagino che posso immaginare che Angoscia sia, come dire, qualcosa che è subentrato nel vissuto del tempo presente e dunque come questo tempo presente poi si declina sulla contemporaneità, sul nostro essere contemporanei a questo tempo, cioè no, la contemporaneità come il tempo presente che ci è stato destinato da vivere, che non puoi scegliere, che non puoi, come dire, preordinare e quindi devi trovare poi un modo di rispondere anche quando questo tempo presente, come dire, ti incalza con qualcosa che avresti volentieri magari anche evitato, diciamo così, no? Cioè, credo che ci sia anche un'altra modalità, che è quella invece di pensare più la contemporaneità, cioè quindi più un tempo a venire, cioè più qual è la trasformazione in atto, cioè dunque vedere a cercare lemmi, come ad esempio quello che ho scelto io, sulle superfici, che sono, come dire, una trasformazione in atto, secondo, no, ad esempio, secondo me, su questo termine, su come questo termine diventerà sempre più calzante della nostra esperienza di contemporaneità e come questo poi si declini invece sul tempo presente, no? Io credo che sarà questo doppio movimento, che è un movimento poi che anche coloro che ascolteranno, che usufruiranno di questi nostri interventi, saranno chiamati a vivere, perché le singole vite vivono così, proprio, no? tra declinazione sul tempo presente e la contemporaneità, o uno scenario un pochino più spinto in avanti, declinato invece sul tempo presente che viviamo. Tu, Riccardo, come insomma hai appena fatto notare, hai scelto un lemma molto specifico per il nostro lessico, che è quello di superfici. Hai pensato di, per l'appunto, legarlo a un'opera specifica che è presente nella mostra Contemporanea e Contemporanei, un'opera di Emanuele Beccheri che si chiama Rilascio. Volevo intanto, come dire, chiederti come mai hai scelto quest'opera e anche come mai hai scelto questa parola plurale, superfici, come appunto significativa per aprire in qualche modo un contrasto rispetto alla dimensione che ci hai appena spiegato, appunto, tra tempo presente e contemporaneità. Tanto, cioè, mentre parlavi mi è venuta in mente questa un'altra parola molto interessante, che secondo me
in qualche modo mappa un po' anche quello che dicevi tu di insomma, di uno dei più importanti teorici storici dell'arte messicani che si chiamava, adesso insomma, deceduto diversi anni fa ormai, Olivier de Broglie, che diceva un po' le cose che ci stai dicendo tu, e lui usava la parola discrepanza, il ruolo dell'arte, ma secondo lui anche dell'università, perché era anche un docente universitario, era proprio quello di aprire una discrepanza proprio tra il tempo presente e la contemporaneità, se vuoi, come ci dicevi tu. E quindi, insomma, mi sembrava molto, come dire, che evocasse anche dei percorsi di sperimentazione che forse si erano anche in qualche modo interrotti per certi versi. Però, insomma, volevo tornare proprio alla parola che hai scelto, che insomma è molto evocativa, e se volevi dirci qualcosa in più su Beccari e anche sul tuo lemma specifico. Sì, adesso devo cercare di resistere alla sollecitazione sulle discrepanze perché effettivamente è assolutamente pertinente rispetto al riferimento, cioè che effettivamente è questo. Io, cioè, diciamo che ho usato più il riferimento contrasto perché siamo più nell'ordine. Come dire, del visuale, cioè per cui sto accentuando l'aspetto del visuale, però è chiaro che anche discrepanze sarebbe molto adatto perché è l'apertura di uno spazio all'interno appunto del proprio vissuto che struttura differentemente dell'esperienza temporale. Quindi discrepanze effettivamente è molto pertinente. Potremmo approfondirle, ma mi fermo perché altrimenti apriamo un altro capitolo, ma sono assolutamente d'accordo su questa sollecitazione che è molto precisa. Superfici perché? Perché superfici, come dicevo prima, cioè nel senso che sia personalmente sia come tipo di ricerca, io sono sempre un pochino orientato più appunto a cogliere e a lavorare sulle trasformazioni che sono in atto per cercare di coglierne le sue criticità, ma principalmente più che le criticità, le potenzialità. Cioè, dunque direi che, senza essere un grande profeta, cioè è evidente che le superfici sono, come dire, sempre di più una questione con cui ci dobbiamo misurare, lo stiamo facendo anche noi adesso, come dicevamo prima, no? Cioè, le superfici diventano sempre più il luogo di questa discrepanza, se vogliamo mantenere, no? Il riferimento che stavi dicendo tu. L'opera di Beccari mi sembrava molto, molto corrispondente a questa sollecitazione, al di là dell'apprezzamento che io ho sempre avuto per tanti lavori che Emanuele Beccari ha fatto. Ricordo in particolare, non so, ad esempio, quando ha messo questa scia delle lumache che casualmente, no, lasciamo una traccia sempre sulla superficie, sui fogli, cioè quindi un lavoro che mi ha sempre interessato. Ma questa, la parte che a me interessava particolarmente rispetto a questo è che la superficie, in questo caso appunto singolare, cioè la superficie del foglio, diciamo, no? Cioè del foglio bianco oltretutto, cioè quindi il foglio bianco con cui noi ci predisponiamo abitualmente ad utilizzarlo, a scriverci ad esempio, cioè ciò che conta di nuovo è la scrittura, ciò che conta, no? Cioè è il contenuto e quindi il dispositivo foglio è soltanto un dispositivo funzionale alla scrittura. In questo caso, invece, con questo gesto, no, di accartocciarlo no, di accartocciarlo e di rilasciarlo, la superficie, del foglio trova la sua corporeità, cioè mostra la sua materialità, cioè dunque, ci mette, in gioco su qualcosa su cui credo noi dovremmo sempre di più, con cui dovremmo sempre di più misurarci, prendere, come dire, prenderne parte, cioè il fatto che le superfici sono corporee, no? Come d'altronde poi in fondo anche il nostro corpo e i nostri corpi sono giocate sulle superfici.
no? Cioè, no, la superficie, come dire, no? È la parte determinante della relazione anche corporea. E dunque questo foglio, che sembrerebbe un foglio bianco su cui scrivere, su cui utilizzare, assume una sua corporeità, assume un suo spessore, no? Potremmo dire, cioè anche questo per me è molto importante dell'opera di Beccari, cioè non, la superficie non è qualcosa semplicemente, come dire, no? Come dire, no? Coincidente esattamente con il suo stato, ma la superficie, nel momento in cui viene colta come nella sua corporeità, viene colta quindi nella sua materialità, ha uno spessore, no? Cioè ha una sua porosità, come d'altronde appunto è la pelle del nostro corpo, no? Cioè c'è una porosità della superficie che deve essere colta in modo tale che l'opera, in questo caso l'opera di Emanuele Beccari, secondo me di nuovo lo esprime molto bene, porta lo sguardo a essere uno sguardo aptico, uno sguardo tattile, no? Cioè nel senso che non è che noi possiamo pensare semplicemente di decidere che il nostro sguardo sia aptico, tattile, ma tendenzialmente il nostro sguardo tende a scivolare sulle superfici, cioè quindi a perdere l'aspetto tattile che lo caratterizza. Secondo me l'opera di Beccari si fa guardare in questo modo, cioè mette in gioco in modo tattile lo sguardo, facendo vedere che questa superficie poi è una superficie fatta di pieghe. Cioè dunque, no? Si creano un gioco inaspettato tra luce e ombra. No? Cioè dunque lo spessore è dato proprio anche dalla porta della luminosità della superficie. Cioè la superficie, grazie a queste piegature, assume una luminosità che si impressiona sulla superficie stessa, cioè è un po' una fotografia, è una scultura, cioè è una scultura di luce, no? Cioè assume una spazialità differente e dunque, no? Cioè, mi sembra che dia esattamente il riscontro di questo cambiamento di sguardo sulle superfici, cioè in modo tale che in fondo le superfici, cioè non è uno specchio, cioè non è un luogo in cui ci si riflette, ma è uno spessore verso il quale in parte ci si impressiona, no? anche noi stessi in parte ci impressioniamo su questa superficie che diventa parte integrante del nostro sguardo, in un'esperienza anche, direi, anche un po' evanescente, cioè non necessariamente, come dire, no? Cioè nella ponderatezza del contenuto di scrittura, nel contenuto di parola, dove a un certo punto in ciò che leggiamo, ad esempio, scompare il foglio, rimangono solo no, le parole che sono nella nostra mente mentre leggiamo, no? Cioè, ma appunto qualcosa che è nell'ordine di un'esperienza temporale che non riusciamo a trattenere, che non riusciamo a fissare, ma che tuttavia rimane impressionata. Cioè, credo che è come se quel foglio bianco di Beccari fosse un foglio, no, insomma, no, come quello di una come si chiama, Nicola, quello quando si impressionano, no? Cioè il negativo, no? Come sì, si chiama? Una carta sensibile, una superficie sensibile, fotosensibile, per essere precisi, insomma. Esatto, che può essere, no? Sia una superficie, una pellicola, ma anche una carta impressionata con un'emulsione, sì, che è ricettiva. Sì, mi ha fatto venire in mente anche mentre ne parlavamo, mentre adesso anche l'opera di Sandri, no? Non so se te lo ricordi, c'è questa opera di Sandri dove tu stavi davanti apparentemente a qualcosa che ti rifletteva perché c'era una telecamera, ma nel frattempo invece il foglio non era un foglio, no, che come dire, uno schermo che ti permetteva soltanto di rifletterti, ma
la telecamera ti stava impressionando con una fotografia e rimanevi impresso in base a quanto tempo stavi a guardare, no? Cioè, quindi con dei ritratti poi che subentravano molto fantasmatici oppure molto più definiti in base al tempo in cui rimanevi a guardare l'opera, no? E senza sapere che stavi appunto contemplando un'opera. Cioè, credo che questo sia molto molto, molto importante, no? Come esperienza di stare all'interno di uno spazio e quindi come Baker abbia questa, no? Attraverso questo foglio che è apparentemente bianco diventa tutt'altro, assume una luminosità senza alcuna, come dire, bisogno di una proiezione di luce che direttamente, come dire, no, lo intensifichi. Insomma, citando giustamente anche quel lavoro di Fabio Sandri, hai utilizzato una parola, un'altra parola molto specifica che si lega in modo molto interessante a superfici, che è schermo. E mi sembra che hai fatto anche vedere molto chiaramente come poi il lavoro di Baker, che, come dire, in qualche modo si inserisce in una come dire, tentativo da parte degli artisti di ripensare in qualche modo la superficie nel suo rapporto con lo sguardo. Se pensiamo banalmente anche ai concetti spaziali di Fontana, sebbene, come dire, sia un'operazione per certi versi diversa, ma, come dire, problematizzavano proprio la superficie e come il nostro sguardo, attraverso il taglio, modificava la percezione della superficie. Non a caso Fontana li chiama concetti spaziali, in qualche modo, non concetti superficiali, o, come dire, come se appunto si aprisse una dimensione aptica dello sguardo in quel momento. E quindi Baker fa un lavoro molto materico, nel senso che è un materiale classico, il foglio dell'arte, però tu giustamente dicevi c'è anche un lato fantasmatico, in qualche modo, evanescente, sfuggente, e forse anche nella parola che hai usato poi, schermi, che è qualcosa di invece ipercontemporaneo, nel senso che insomma, oggi le superfici con cui abbiamo, diciamo, continuamente a che fare sono anche schermi, quindi che rimangono ancora superfici, ma in qualche modo forse riconfigurano il nostro sguardo secondo dei paradigmi altri. Sì, sì, sono anche questo, le sollecitazioni sono molto giuste, molto su quello che stiamo cercando di mettere in evidenza. E direi che certo, se apriamo sugli schermi, in fondo, cioè, già questo termine di superfici evidentemente non poteva non implicare questo tipo di riferimento che è emerso anche all'interno del nostro dialogo, ed effettivamente, cioè, se pensando alle trasformazioni che sono in corso, gli schermi, diciamo, sono una parte essenziale di quello che ci sta accadendo e che ci accadrà sempre di più. Però è questo che di nuovo mi interessa come collegamento con il concetto di superficie e con il concetto e con l'opera di Baker, cioè come ci può aiutare, comunque dovremmo provare a confrontarci con questo problema, cioè di nuovo quello che dicevo prima, cioè che anche gli schermi sono un corpo, cioè anche gli schermi hanno un loro spessore. Vuol dire, no? Cioè, è lo spessore anche del nostro, delle immagini che come dire, che portano. Cioè, no? Cioè, vuol dire,
dobbiamo, secondo me, cioè il tempo a venire, cioè che stiamo già in parte appunto vivendo nello spazio in cui stiamo cercando di creare sul nostro presente, dovrà sempre più sforzarsi, come poi è sempre accaduto, ma come dire, no? Accade anche a noi oggi rispetto a quello che le trasformazioni che sono in corso, cioè il fatto che diciamo sono i punti di cedimento, no? Cioè i punti in cui delle distinzioni nette vengono meno, cioè ad esempio, cioè, attraverso gli schermi viene meno quello che è, non so, il corpo oggetto e il corpo vivente, cioè diventa, come dire, no? Cioè si compenetrano, diciamo così, in modo profondo, per cui il corpo oggetto è un corpo vivente, cioè noi abbiamo, come dire, no? Siamo dentro un corpo oggetto, ma al tempo stesso siamo all'interno di un corpo vivente che ci sta dando un'esperienza presente, ma anche un'esperienza che è già registrata e dunque che è già autonoma nella sua stessa registrazione. Non sappiamo dove si ripeterà, quando si ripeterà, cioè a chi ormai sta appartenendo questo tipo di esperienza che noi stiamo vivendo. Non ci vuol dire, si introduce un elemento che è una novità straordinaria per alcuni versi. Cioè, e quindi è questo anche il cambiamento dell'esperienza temporale, no? Cioè, di nuovo, cioè, quando dicevamo prima, simultaneità, no? Cioè, noi introduciamo un elemento nuovo, cioè che è un'esperienza differente, anche se già la conosciamo, ha una declinazione nuova su cui dobbiamo riflettere, cioè sul fatto che noi appunto pensiamo, ad esempio, di scrivere qualcosa che deve poi permanere, rimanere nel tempo, possibilmente, ci immaginiamo, ci auguriamo, non so, cioè che rimanga nel tempo, che quindi rimanga anche, no, oltre la singolarità della nostra vita, e abbiamo poi invece l'esperienza del parlare, l'esperienza performativa, l'esperienza anche di leggere eventualmente ad alta voce questi, no, le pagine scritte, che hanno qualcosa che è nella performance fine a se stessa, che deve, come dire, caratterizzarsi in quel momento. Credo che questi due momenti adesso, cioè, diventino più, no, abbiano una complessità differente, c'è un terzo registro, diciamo così, che si introduce, per cui noi viviamo l'esperienza del parlato, l'esperienza della performance, sempre di più invece caratterizzata anche da qualcosa che si registra, da qualcosa che permane, cioè, e che tuttavia non abbiamo alcun elemento per decidere che come deve permanere, cioè ciò che scrivo posso correggerlo, posso rileggerlo, cioè posso dargli una forma che penso più o meno sia no, quella più la migliore che io sono in grado di fare, così come anche in un certo senso un'opera posso distruggerla finché non arriva l'opera che io penso che invece di poter, diciamo così, esporre in qualche modo. Invece queste situazioni degli schermi ci mettono in scacco rispetto a questo, cioè, e quindi c'è un, come dire, una materialità degli schermi che ci mette in gioco differentemente, cioè non siamo dentro, come dire, la momentaneità performativa, non siamo dentro la possibilità di ripresa, di correzione, no, che la scrittura o che la realizzazione ci determina, ed si introduce un elemento come dire, dove si registrano le casualità, gli errori, le ripetizioni, non so, i momenti in cui la voce va via, oppure anche, per esempio, per me l'ho trovato sempre estremamente affascinante questa esperienza, questo moltiplicarsi noi in questo periodo, nel nostro tempo presente, dell'utilizzo degli schermi. Ad esempio, io ho trovato estremamente interessante quando le immagini si fermano, cioè quando dialoghi con qualcuno e poi l'immagine si ferma, ti mette una fotografia, e la forza di come dire, no, di questa impressione, cioè di questa immagine che si fissa, e di come questi corpi, no, delle persone con cui stai parlando diventino, come dire, no, intense. Cioè, è come se
vivessimo continuamente un'esperienza, diciamo così, mentre noi siamo in una situazione come se avessimo anche la percezione che c'è un loop da qualche parte dove delle immagini registrate stanno scorrendo, dove passato e presente si confondono, no? Cioè dove non c'è più come dire, la ritenzione, no? Della percezione e poi la ritenzione secondaria della memoria che fa di quella percezione, no, qualcosa che può mantenere nella sua memoria, nel tempo, ma appunto di nuovo si introduce una ritenzione terza, per cui memoria e percezione stanno in parte insieme, in parte sfuggono. Esattamente, no, questa modalità per cui appunto gli schermi hanno di nuovo questa loro spessore di luce e qualcosa di nuovo, di differente, secondo me, anche questo credo che sia una riflessione che dovremmo forse portare avanti maggiormente, o saremo confrontati, diciamo, non siamo né loro nell'esperienza, pur avendo, essendo come dire, coimplicate, non siamo nell'esperienza della fotografia, e non siamo nell'esperienza cinematografica o no o video, diciamo così, o video, no, del video artista, diciamo così, cioè, no, quindi queste due abilità anche tecniche, cioè, e quindi qualcosa che si impressiona, che si ferma e che ripete solo se stessa, e qualcosa invece che è nel movimento, no? Ma nel movimento che poi attraverso il montaggio, attraverso la ricostruzione diventa poi un'espressione anche di un contenuto di nuovo. Cioè, credo che ci sarà sempre di più un proliferare di situazioni come questa che stiamo vivendo noi adesso, che non sono né l'una né l'altra, sono di nuovo anche questo un terzo paradigma, dove, come dire, le registrazioni che aumenteranno, che si riprodurranno, che magari rimarranno, sono di basso materialismo. Cioè c'è un basso materialismo di tutto questo, cioè diventerà sempre di più esperienza comune, e quindi un'esperienza che poi dimentichi, che finisce in qualche spazio recondito e magari improvvisamente potrà riemergere di nuovo, no, con i suoi tratti fantasmatici, quindi come delle pure sopravvivenze. Cioè abbiamo, no? Cioè, diciamo così, se pensiamo, no, di nuovo a Floridita Citadin, no? Cioè il fatto di andare a cercare delle fotografie nel mercato delle pulci, quindi fotografie che sono delle sopravvivenze, non sai più la storia, non sai chi sono, se per esempio sono ritratte delle persone, chi sono queste persone ritratte, a chi sono appartenute queste fotografie, che storia c'è intorno a questa fotografia, no? Anche Barth nella Camera Chiara, no? Cioè trova una fotografia, o Sebald, no? Che racconto ci posso costruire intorno a questa fotografia. Cioè, diciamo che invece attraverso questo terzo paradigma noi lo viviamo in contemporanea questa situazione. Cioè, come dire, no? Cioè, siamo già, come dire, dentro una presenza, dentro una percezione, dentro una memoria, ma siamo già in un mercato delle pulci. Cioè, siamo già, come dire, destinati attraverso questa registrazione ad andare come, no? da qualche parte che non sappiamo dove e rispetto ai quali non c'è nessuna riscontro di ciò che effettivamente era ponderato all'interno di questo discorso, no? Cioè, quindi c'è, diciamo così, vissuto e sopravvivenza diventano esperienze molto più connesse tra di loro e diventeranno sempre di più un'esperienza, no? Comune, dove singolare e impersonale si terranno insieme, dove il virtuale sarà sempre di più un'esperienza reale, no? Con i suoi effetti, con le sue ricadute, cioè, e quindi ci sarà sempre di più cioè vivremo sempre di più anche una dismisura, diciamo così, tra vicinanza e distanza dei corpi. Cioè, quindi gli schermi sono, secondo me, danno questa connotazione, questo tipo di esperienza, cioè, no? Proprio una dismisura
di vicinanza e lontananza. I corpi attraverso gli schermi sono vicinissimi e sono lontanissimi. Ma è così diversa dall'esperienza che abbiamo anche nei corpi che noi chiamiamo in presenza. In fondo anche i corpi, quando siamo vicini, quando sono vicini, ci dicono esattamente poi in fondo la stessa cosa. C'è una dismisura di un corpo che sentiamo vicinissimo e che al tempo stesso è lontanissimo. Riccardo, ti ringrazio per questo dialogo molto significativo, devo dire, molto bello. Buona giornata. Grazie, buona giornata anche a te. Ciao. Ciao.